Signori, benvenuti in una nuova puntata della Stone Block 3, che sarà anche la finale della Stone Block 3. Raga, sono le 2:17, le 2:18 del mattino. Io ho fatto una live questo pomeriggio, ho fatto una live poco fa, l'ho finita. Infatti questo è un video praticamente subito dopo la live di ieri notte. Voi vedrete il video all'una di domani, di mercoledì. Raga, siamo stati in live tutto il un'ora e qualcosa di pomeriggio, quasi 3 ore la notte, per fare questo coso qua. Madonna, raga, quanto cazzo ci è costato. Non avete idea, perché noi qui dietro abbiamo messo tutti i filtri, l'upgrade qua c'ha tutti i filtri dove mandare gli oggetti, idem qui dietro, idem lì dietro, eccetera eccetera. Ragazzotti, per me il modpack è finito, abbiamo fatto un sacco di modifiche al modpack. Innanzitutto, non poco importante, quella che ci permette di claimare, cioè di caricare, di chunkare 125 chunk piuttosto che 25, non che ce ne servissero 125, però sicuramente 25 basta, erano troppo pochi, quindi siamo stati lì a cercare il config in live per vedere come si potessero aumentare i chunk. In realtà era molto semplice, quindi l'ho risolto praticamente subito. Infine siamo stati in live a sistemare tutta questa cosa, a finire di farmare i cibi, che vi faccio vedere come li ho farmati con le compact machine a cui abbiamo dato un valore di EMC. Faccio vedere innanzitutto il riso e le cipolle, che vengono farmate, vengono mandate da questo controller a cui sono collegati tutti questi drawer in queste due ender chest. Infatti, come vedete, sono piene, anche grazie ai pedestal con gli orologini. Qui dentro farmiamo il resto dei cibi, raga, è qualcosa di assurda questa cosa, cioè veramente una cosa fuori di ogni logica. Qua ci sono tutte le configurazioni, se volete recuperarvele, raga, andate a cercarvi le live, i video dal vivo, e vi trovate tutte le configurazioni che ho fatto per fare tutto questo coso qua. Infatti qua farmiamo tutti i cibi in automatico per poter ottenere l'ultimate stew. Qua idem con patate, non è finito perché qua sopra ne abbiamo degli altri. Raga. Abbiamo dato un valore di EMC al Watch of the Flowing Time perché, raga, non poteva essere fatto in modo diverso. Scordatevi che avrei fatto l'autocrafting del Watch of the Flowing Time, perché no? Perché non esiste assolutamente. Qua invece farmiamo i cibi che volevano un po' più di create, quindi tipo le mele con il miele, la Blaze Cake, le berries col cioccolato, dovevamo farmare il cioccolato, cioè raga, tutto quello che abbiamo fatto, se voi guardate solo questo video, capirete solo la metà delle cose che ho fatto in live io. Cioè, veramente, raga, io vi esorto a lasciare un like innanzitutto a questo video, ve lo dico già, cioè qua like al finale della serie ci vuole. Seconda cosa, vi esorto a recuperarvi piano piano le live sulla Stoneblock, quelle che hanno portato all'endgame e quelle che hanno portato a questa puntata, perché veramente, raga, è qualcosa di assurdo. Qua dentro invece farmiamo le singolarità che richiedono gli EMC, infatti le mandiamo tutte qui dentro, tutte dentro queste ender chest con il controller. Raga, abbiamo sfruttato la Xnet in una maniera assurda, abbiamo sfruttato gli orologini in una maniera allucinante, abbiamo dato un valore di EMC alle Terrier Slate, piuttosto che fare le galline ho preferito fare dargli un valore di EMC sia al Polonio che all'Ethereal Slate, perché sono due mod che, raga,
abbiamo fatto anche nella Project Isotherma, rifarle nella, in modo che potessi farmare una valangata di queste cose anche nella Stone Block, io mi sono rifiutato categoricamente di fare una cosa del genere. Terza cosa, non meno importante, è dove farmiamo per l'appunto la singolarità dei palloni, che vi faccio vedere a quanto va. Noi siamo abituati a velocità un po' più alte, però vi faccio vedere quanto effettivamente stiamo andando veloci. Cioè, raga, vi faccio vedere qua, guardate l'industrial hemp fiber che... Cioè, contate che tutto questo è gratuito, cioè non va energia, non va energia. Per quello io ho scelto di fare in questo modo. Nessuno mi avrebbe vietato di fare come per il riso, come per le cipolle, la stessa cosa sia per le industrial hemp fiber. Ma raga, no, assolutamente no. E oltre a questo, ragazzotti, qui dietro ci sono tutti i filtri di tutti i cibi. Qui, come vedete, sono tutti i filtri dei cibi. Raga, sono 60 e passa cibi diversi. Sono 9 per 6, 6 per 9 è 54. No, 56. Cos'è che voleva? Ah, questo coso qua. Ok, vabbè. Sono 56 cibi diversi. E raga, ce li abbiamo tutti qua. Tutti qua. Cioè, raga, questo è l'unico modpack che a me ha dato veramente filo, non filo da torcere, però mi ha messo in una difficoltà un po' fastidiosa. Non è una difficoltà di quelle che effettivamente dici, no, è difficile il modpack, stai mollando perché è difficile. No. Cioè, se io ho deciso che praticamente non voglio finire tutte le quest di questo modpack, ed è la prima volta che mi succede facendo un finale di serie che io non finisca le mod di tutte cioè le quest di tutto il modpack, cioè ragazzi, sto diventando dislessico, figuriamoci. È semplicemente perché... Raga, era una cosa improponibile. È una cosa improponibile. Veramente. Non, cioè, no, no. Cioè, veramente, non, no. Parte che molte queste sono fini a se stesse, no? Cioè, tipo, fai il laser drill. Certo, c'ho le galline e faccio il laser drill, giustamente, no? Fai i budding crystal. Ok, questa quest poi l'abbiamo anche fatta. Mob granny goodies. Ci manca il mob spawning di quella mod. Fai tutta la roba dell'industrial foregoing, fai che ne so, tutti i dischi della... Non sono queste, cioè quelle queste sono per farti conoscere le mod e le puoi fare in un modpack dove effettivamente c'hai tipo una old mod, che ne so, e ti dice, la old mod da questo lato qua è costruita meglio, ti dice guarda fai queste cose per conoscere meglio la mod, e ok, e allora ci sta, ma non... Che tipo, che ne so, in un modpack come la Stoneblock vai a farmi fare tutti i macchinari della Thermal perché boh, non lo so per quale motivo idiota ti è venuto in mente di farmi fare i macchinari della Thermal. No, ma veramente, raga, non è. Cioè, per molte cose a me è piaciuta questo modpack, ma per altre, ragazzotti, è veramente, veramente limitato. Cioè, sarà voi che comunque... Ah, abbiamo dato un valore DMC anche ai motori. Ovviamente, come vedete, il valore DMC è molto alto. Ok, generiamo anche troppi EMC, eh? Anche quello è vero. Però, voglio dire, almeno in questo caso mi sento... In questo modo mi sento meno in colpa, diciamo, no? A dargli un valore di MC. Quindi, infine, ragazzi, ci siamo. Dobbiamo semplicemente attaccare tutte queste cose. Ma... Ah, ok. Ecco perché. Dobbiamo aumentare... Ok, vediamo... No, overstressed. Overstressed. Così no.
Vediamo. Vediamo se funziona. Oh. Oddio, raga. Oddio. 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 Ma quanto è bello. Ma quanto è bella questa cosa. Ma quanto è fatto un po' di tempo. No, cioè io ho lasciato il mondo AFK AFK tutta la notte e abbiamo farmato 64 più 1 ovviamente più 5 più 1 più 1 5 65 Infinity Catalyst. Tanto sta continuando a craftarne degli altri, quindi cioè c'ha comunque altri oggetti per poterne craftare degli altri. Ma noi raga ovviamente ci interessa solamente una cosa sola, Neutronium. Poi andiamo a vedere che cosa voleva altro, i Crystal Matrix Ingot. Oppela. Quindi dicevo, quindi facciamo 1 2 3 4 5. Raga. Finalmente abbiamo messo le mani, messo le mani nel messo nell'Infinity Ingot. Raga, come detto nella scorsa, cioè durante la live e anche in questa puntata qua, io chiudo il modpack così, senza craftare ovviamente la Infinity Armor e tutte le armature, tutte le, gli strumenti di Infinity, perché non ha senso che io vada a craftare tutte queste cose. Perché, come detto prima, non dobbiamo eliminare chissà chi, non dobbiamo andare ad affrontare chissà cosa, non dobbiamo fare chissà quali farm con quegli strumenti lì. Quindi, raga, non ha senso che noi ci mettiamo a craftare esattamente quegli strumenti, anche perché sarebbe soltanto una perdita di tempo, non sarebbe né niente di effettivamente non so, soddisfacente, chiamiamolo così, perché effettivamente si tratta solo di aspettare fino a che non avremo tutti gli Infinity Catalyst e tutti gli Infinity Ingot che ci servono per craftare queste cose. Ragazzotti, io vi saluto qua, grazie per chi ha seguito la serie e soprattutto per chi è stato in live con me, soprattutto nelle ultime puntate, i pre-finale della serie. Questa sarà a tutti gli effetti il finale della serie. Finalmente abbiamo concluso questa serie qua, anche questa serie qua. Ovviamente abbiamo ancora da finire l'Awakening Sky of Diamond, abbiamo da finire la... come che si chiama? La Desecraft, vedremo se finirla oppure no. E avremo da finire ancora la, l'altro modpack che sto facendo, non mi ricordo. Ogni volta me lo dimentico. Ah, la Direwolf che abbiamo iniziato da poco. Raga, mi piace molto più della Stoneblock. Ragazzoli, io vi saluto qua. Noi ci vediamo come sempre su una nuova serie sul mio canale. Grazie di avermi seguito. Alla prossima.